La Chiesa è universale oppure è un piccolo gregge? Ma mi è venuta questa domanda così per qualche commento che ho avuto sul video che ho fatto 15 giorni fa, partendo dal titolo La Chiesa è cattolica. Queste due affermazioni, Chiesa universale oppure piccolo gregge, a prima vista sembrerebbero escludersi a vicenda. Invece direi no, è bello che tenerle insieme, ma mi spiego un po' meglio. Universale. Beh, se uno dice che la Chiesa è universale, dice che tutti hanno posto nella Chiesa. La Chiesa vuole accogliere tutte le persone di buona volontà, anche i peccatori hanno un loro spazio nella Chiesa, poi certo a loro viene proposto un cammino di conversione. Il messaggio del Vangelo è per tutti. Invece chi dice la Chiesa è un piccolo gregge, sottolinea il fatto che non serve essere in tanti, è bello puntare sulla qualità. Se si apre la porta a tutti, si rischia di non essere più lievito nel mondo. E poi è pur vero che Cristo non si è mai spaventato del piccolo gregge. Queste due affermazioni, da una parte la Chiesa è universale, dall'altra la Chiesa è un piccolo gregge, a volte diventano cavallo di battaglia dei progressisti da una parte oppure dei tradizionalisti dall'altra. I progressisti dicono all'interno della Chiesa: dobbiamo accogliere tutti, dobbiamo accogliere le istanze proposte dal mondo di oggi. Dall'altra parte invece i tradizionalisti sottolineano che occorre conservare le nostre prerogative, anche a costo che tante persone siano o si sentano fuori dalla Chiesa. È meglio pochi, ma di qualità. Invece a me viene da dire che queste due affermazioni non sono, non vogliono essere in alternativa, ma sono due aspetti importanti da tenere presenti. La Chiesa, primo aspetto, vuole e deve essere universale. D'altronde tutti sappiamo che l'aggettivo cattolico che la contraddistingue ha proprio questo senso di universale. E l'insegnamento di Gesù a tale riguardo mi sembra anche molto inequivocabile. Per esempio, tra i 12 apostoli ha scelto anche Giuda, che poi lo sappiamo l'ha tradito ed è morto impiccato. Se Gesù avesse voluto fare la chiesa di pochi e solo santi, avrebbe scelto 12 apostoli santi. Invece ha scelto 12 apostoli tra persone comune, con i loro pregi, con i loro difetti, con chi è stato fedele e con chi non lo è stato. Nella parabola del Padre Misericordioso, sappiamo che l'accoglienza verso il figlio del prodigo è senza se e senza ma, tanto da far indignare il figlio maggiore. Il padre accoglie il figlio che era andato lontano, che aveva speso tutti i suoi averi, che aveva fatto di tutto e di più, lo accoglie a braccia aperte. Il maggiore si indigna. Ai farisei poi sappiamo come Gesù dice tante volte: in verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Poi certo, tocca precisare che a tutte queste persone accolte, a tutte queste persone che Gesù accoglie, poi propone un cammino di santità. Certo, a tutti viene proposto un cammino di santità. E non sempre tutte hanno risposto positivamente a questo cammino di santità. Abbiamo l'esempio del giovane che aveva tante ricchezze. Viveva già una vita positiva, osservando la legge, ma di fronte all'invito di Gesù di vendere tutto, di darlo ai poveri e di seguirlo più da vicino, lo sappiamo, si tira indietro. Gesù gli aveva proposto un cammino di santità e questo giovane non lo accoglie, questa proposta di Gesù. Dall'altra parte è anche vero che però la Chiesa rimane sempre un piccolo gregge. Rimane un piccolo gregge di fronte alla vastità delle persone umane, ai miliardi delle persone umane, e anche alla differenza, alla varietà delle tante religioni. Poi è anche vero che la Chiesa nella storia è stata purificata tante volte quando si è pensata troppo umana e si è dimenticata di essere lievito nel mondo. E i riferimenti storici potrebbero essere tanti. Ma mi fermo alla situazione attuale in Europa, dove in questo decennio la Chiesa sta subendo una forte, potremmo dire, purificazione. Chiese vuote, mancanza di sacerdoti e
eccetera. Sembra che la Chiesa sia destinata alla marginalità. Questo declino tante volte viene visto come una sconfitta, come un fatto decisamente negativo. Invece viene da dire guardiamolo in senso positivo, e positivamente questo declino ci ricorda come dobbiamo, vogliamo essere sempre il lievito in mezzo al mondo, non adagiarsi al mondo. Ricordiamo qui Matteo capitolo 5, dove Gesù dice: voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo. E poi continua: ma se il sale perdesse il sapore, a cosa serve? Se la luce venisse nascosta, non serve neanche quella. Tutti noi conosciamo la parabola di Matteo 13. Il regno dei cieli è simile a un lievito che una donna prende e nasconde in 3 misure di farina, finché la pasta sia tutta lievitata. Ecco, direi, siamo chiamati a tenere insieme questi due aspetti. Da una parte la Chiesa universale ha le porte aperte a tutti, ha un messaggio positivo per ogni persona. Dall'altra parte la Chiesa è e rimane piccolo gregge. È un compito importante di essere faro di spiritualità per un mondo che tante volte brancola nel buio. Grazie a te se hai voluto seguire questa riflessione. Ti auguro buona giornata. Ciao ciao, alla prossima. Se non sei iscritto, iscriviti. Ciao ciao.